Ciao amici accordiani, sono Matteo, responsabile dei prodotti Samsung, e vi vorrei illustrare le novità per lo studio che Samsung ha introdotto quest'anno. Allora, innanzitutto abbiamo le nuove Media One, che sono degli studio monitor che hanno la novità di poter avere connessione Bluetooth. Quindi tranquillamente, oltre a fare il dovere di monitor da studio, potete mettere la vostra playlist su iPhone o iPad e trasmetterla e utilizzare come piccolo stereo di casa questi monitor. Sulla serie professionale c'è stato un rinnovamento della serie Resolve con tre modelli, con i woofer da 5, da 6 e da 8. In questo caso abbiamo sicuramente un prodotto più professionale con Bass Reflex, il design in titanio del woofer e potenze diverse. La novità di questa nuova serie è che i monitor vengono venduti singolarmente e non a coppia. Samsung quest'anno ha voluto introdurre anche una nuova linea di MIDI controller utilizzando le solite tecnologie che già conoscete con i modelli Graphite e Carbon, ma declinandole anche per modelli più piccoli adatti a DJ o a producer, come appunto i Graphite MIDI USB controller. Questi prodotti saranno disponibili entro l'anno, mentre già in negozio trovate i modelli Carbon 49, Carbon 61, Graphite 49 e la novità Graphite 25. Le due linee Carbon e Graphite sono nate per offrire Carbon, un prodotto entry level con dock per iPad e compatibilità con tutti i software. Graphite invece offre un prodotto più completo con pad, encoder e fader. Per quanto riguarda i microfoni, da studio Samsung quest'anno ha introdotto la nuova serie MTR. Sono quattro microfoni, partendo dal modello 101 che ha uno street di 99 euro. Abbiamo un microfono con diagramma polare cardioide ed è disponibile sia da solo sia con il pacco accessori, che comprende praticamente lo shock mount, l'anti-pop filter, a 149 euro. Il modello più completo, il MTR 231, in realtà è un microfono multi-pattern. A completare la linea c'è anche un microfono a nastro che è VR88A. C'è anche una nuova linea, anzi più linee wireless che Samsung presenta a questa messe. La linea Concert viene rinnovata, questi prodotti che vedete, Concert 88 e 99, saranno disponibili dall'estate. La differenza è che questi sistemi 88 e 99 possono operare su più frequenze, quindi non sono monofrequenza, sono dei sistemi True Diversity. La grossa differenza in termini di qualità tra 88 e 99 è legata alla capsula del microfono handheld, in un caso Q6 e nell'altro caso Q7, e ovviamente la disponibilità delle frequenze 88 per il Concert 88 e 99 per 99. Per ogni banda di frequenza è possibile utilizzare sino a 16 sistemi contemporaneamente. La grossissima novità in campo wireless viene presentata sempre qui alla messe ed è relativa al modello digitale, il primo sistema, diciamo, Samsung con tecnologia digitale che lavora a 2.4 GHz. In questo caso stiamo parlando di un prodotto che arriverà comunque dopo l'estate, quindi ottobre, probabilmente novembre. Tutti questi modelli sono declinabili in modello handheld, modello instrument e modello lavalier oppure earset. Per quanto riguarda la linea XP, Portable PA, viene introdotto un nuovo modello, Expedition Express. La grossa novità è che anche questa cassa ha connessione Bluetooth, quindi può essere utilizzata in più situazioni, dalle presentazioni in azienda, a party, oppure i DJ la possono utilizzare per utilizzare appunto la propria playlist su dispositivo mobile e utilizzare la cassa per la diffusione. Questa cassa è dotata anche di mixer ed è alimentabile a batteria, con un'autonomia di 12 ore. Funziona a 18 watt se alimentata con batteria oppure 40 watt se viene alimentata con corrente.